Buona salute a tutti e ben trovati ad un nuovo appuntamento con Informa Salute in collaborazione con il Poliambulatorio della Misericordia di Pistoia per un sano stile di vita. L'argomento di oggi, intanto vorrei salutare l'ospite della puntata, la dottoressa Lucilla Melani, dermatologa, che ci è venuta nuovamente a trovare. Siamo veramente contenti. Perché? Perché l'argomento di questa sera, secondo me, è un argomento molto, molto serio. Infatti è una vera e propria malattia che colpisce i soggetti sia nell'età di sviluppo, ma che si sta diffondendo anche negli adulti. Sto parlando infatti dell'acne, una delle affezioni dermatologiche a maggior impatto anche nella vita relazionale, in quella di tutti i giorni. Sembra che la percentuale si aggiri intorno all'80% dei soggetti affetti da acne, sia tra i ragazzi che tra anche quelli più giovani, diciamo, tra, non dico bambini, ma insomma diciamo in età adolescenziale. Si pensava in passato che fosse dovuta a molte cause, anche genetiche, ma dottoressa, perché parliamo proprio di acne? Ebbene sì, quest'oggi trattiamo l'argomento dell'acne. Bene o male, quando si dice questa parola nell'immaginario di tutti, subito la mente corre a delle immagini particolari, nelle sue forme lievi, l'acne dell'adolescente, quello che soffre dei cosiddetti brufoli o i bollicini, fino alle forme più gravi di acne esitata in cicatrici. L'uomo, la persona cosiddetta butterata, sono i termini che i pazienti riferiscono sempre. Ecco, perché parlare di un argomento che bene o male è molto conosciuto un po' da tutti, forse per la sua grande frequenza? No, non è nemmeno questo il motivo, è perché quest'oggi, cari telespettatori, vorrei gettare luce su alcuni punti chiave, a mio avviso, importanti nella gestione di questa patologia molto frequente. Non è semplice gestire un caso di acne, non si tratta di prescrivere le cremine e mandare via il paziente con una semplice terapia palliativa. In realtà il discorso è molto più complesso. Il primo punto chiave, facciamo vedere, ecco chiedo l'aiuto del conduttore. Cos'è questo? Chiedo il suo aiuto. Che cos'è? Cos'è secondo lei? Una forma giovanile acne? È un'acne curata male, secondo lei? C'ha le cicatrici, no? Sì, in effetti è vero, sono rimaste le cicatrici. Vedete, qui ha delle cicatrici e quindi uno può dire che sfortuna, la persona ha avuto una forma così grave da avere delle cicatrici. Beh, non è così, questo è un errore dermatologico. Ecco, ma il primo campanello d'allarme, quello che dice, che fa venire appunto da lei come dermatologa, che non è classico brufolino che può essere, diciamo, che può colpire il ragazzo. Ecco, il primo campanello d'allarme, da che cosa si differenzia? Ecco, questo devo dire, un'acne da un brufolo. Ecco, quando venire un brufolino intendevo quelli... No, anche il semplice brufolo è una forma di acne, ecco, lievissima, diciamo, o lieve. Però diciamo, voglio mettere un attimo l'attenzione su questo. Questo è la testimonianza che in questa catena medico-paziente qualcosa non ha funzionato. Cioè, oppure non si è rivolto direttamente. Quando si vede un caso del genere, a che livelli non ha funzionato? O lo specialista non ha inquadrato sufficientemente bene il problema e quindi non l'ha preso in tempo. Oppure, come diceva lei, il paziente non si è rivolto e qui si aprono altri scenari. Spesso quando, di fronte al ragazzino con pochi brufoli iniziali, il genitore, ma non per mancato interesse, tergiversa, perché dice: ma vediamo, sono tre brufoli, se poi stai meglio non porta subito in alcuni casi dal dermatologo. Oppure il medico di famiglia, di fronte a questa possibilità, dice: ma trattarlo per tre brufoli è una problematica estetica. In realtà è una problematica estetica che, se non viene presa in tempo, poi lascia esiti molto importanti anche sulla qualità della vita. Volevo appunto, realmente parlava, mi è venuto in mente una cosa, guardando un po' intorno anche, ho trovato
dei rimedi fai da te su internet, e questi secondo me sono anche pericolosi per poi non ritrovarsi a questo. Ne posso dire uno che ho trovato, così facciamo forse due risate insieme. Tagliate una cipolla fresca a strisce e applicatela direttamente sul viso. Anche l'aglio. E anche l'avocado, allora, se è per questo. Questo non lo sapevo, è una porzione di avocado e tamponare col cotone i brufoli e l'acne. Ecco, siamo arrivati a questi punti, per poi il arrivare fai da te arriva a questi questo. Punti, giusto? Quindi il primo messaggio, ecco, che vorrei lanciare, il primo punto chiave: non ci si può permettere, parlo della gestione da parte del dermatologo nel 2023, di vedere ancora queste cose. Negli anni 60, 50 si potevano vedere, oggi con tutti i mezzi per la terapia che esistono, secondo me, a mio avviso, non è ammissibile arrivare a una situazione del genere. Secondo punto chiave, che può, questo no, ecco, è sempre un altro aspetto, ecco, cosa succede dirlo, nel dorso. Vorrei dirlo, queste non sono, perché ci guarda da casa, ustioni. No, sono cicatrici, sono di un'acne, cicatrici di un'acne mal curata. Ora, non vogliamo fare terrorismo psicologico, non vogliamo, però si può arrivare anche a questo facendo degli errori da una parte e dall'altra. Beh, ci sono casi che evolvono in modo fausto, quindi si risolvono senza esiti, ma la maggior parte dei casi no, perché quando un'infiammazione come l'acne insiste nello stesso punto a lungo, prima o poi porta alla formazione di una cicatrice, specialmente in persone predisposte. Questo quindi è l'esito di un'acne grave non curata nel dorso. Una cicatrice che ci permanente. Portiamo a tutta la vita, permanente, ecco, non è che sì. Poi scompare. Anche se poi l'acne è scomparsa, la qui la battaglia si è già compiuta, ci sono gli esiti. Mi fa vedere, ecco, questo, ecco, che cosa voglio dire con questo. Perché abbiamo messo un cronometro, dottoressa? Perché la tempestività esatto, nella cura dell'acne è veramente fondamentale. Quindi, ritornando al ragazzo adolescente, sì, il genitore dice: ma aspettiamo di vedere come sta quando è più grande. Questo è il primo errore che porta a dei problemi, perché se il quadro è preso presto non ci sono ancora le cicatrici, quindi il ritardo diagnostico, oppure quando già il paziente invece diligentemente si è rivolto ma lo specialista non è in grado di inquadrare bene il tipo di acne, di curarla adeguatamente, si arriva tardi. Quindi la precocità. Prima interveniamo, meno avremo poi anche nel futuro segni, esatto, sul volto. Anche nelle forme lievi. Anche in questo quelle lievi, è, no? Ecco, è questo è il messaggio che voglio lanciare. E poi una terza cosa, ecco, qui, ecco, vediamo questo signore. Perché abbiamo che messo, si fa fare un vestito. Un vestito proprio, su misura, diciamo. Perché vedete, nell'acne, anche se è un disturbo estetico, mai come nell'acne la terapia è ad personam, cioè è fatta su misura come un vestito. Cosa succede? Il paziente viene, va capito intanto chi è quel paziente, Mario o Paolo, che tipo di acne ha, cioè chi è dal punto di vista dell'acne che ha. Quindi si mette in cura, poi va rivisto, perché è come quando ci si fa fare un abito e si ritorna più volte per metterlo in forma, per vedere se cade bene da tutte le parti. La terapia, non esiste una terapia di acne uguale in un paziente o nell'altro, ma va raffinata via via fino a trovare il giusto schema. Ecco perché, diciamo, se ho ben capito, mi metto dalla parte di chi è di là dallo schermo. L'acne, abbiamo già spiegato che cos'è, ce ne sono varie forme cliniche, quindi non tutti gli, penso dica così, non tutte le acne sono, gli acneici, gli sì, acneici sono uguali. Ecco, ma si scatena questa malattia sempre per un motivo o ci sono vari motivi che la possano scatenare? Assolutamente. E tra questi ci metto anche l'alimentazione, perché poi naturalmente volevo fargli una domanda su questo. Ecco, ci sono vari motivi che scatenano questo. Certo, assolutamente, mi fa vedere. Certo, ecco. No, queste sono le varie forme ancora cliniche, vedete un'acne lieve. Questa è più lieve rispetto. Comedonica, questa ha soli punti, diciamo, neri. Ecco, quando già vediamo una cosa del genere,
Questi sono punti neri. Ci rivolgiamo subito a uno specialista. Sì, diciamo, appena... questi sono tipici dell'adolescente che comincia a avere una grossa formazione di sebo e quindi il punto nero cosiddetto, che si chiama il comedone in gergo. Questi sempre una forma comedonica, quindi sono quelle più lievi. Qui invece già, è già lo stadio di un'acne, si chiama papulo pustolosa, quindi più infiammatoria, non c'è il punto penso nero. Penso di poterle indicare, sì, un po' anche io. Papulo pustolosa si intende queste zone qui, giusto? Sì, con la puntina gialla, per capirsi. La vediamo ora da casa, insomma, vi garantisco che è già. Queste puntine qui e col rosso intorno, esatto, giusto? Quindi questa nella schiena, la stessa la cosa, sempre posteriore. Papulo pustolosa. Ecco. Qui invece qui si è siamo già ancora, è un'altra questa forma di acne. Questa è l'acne, si dice, conglobata, cioè che congloba insieme più aspetti. Vedete il punto nero, la papula, la pustola, che vanno a fare una coalescenza in questa placca dura che poi, andiamo avanti, si apre in questi tramiti fistolosi che, ecco, vedete, sboccano sulla pelle, il ecco, materiale... Dicevo, queste spaccature, uso un termine... Sono cicatrici che si aprono. Che poi si aprono e esce materiale, sono come... è l'acne cosiddetta fistolizzata, dove esce il pus... direttamente sul, vedete? Ecco che qui la vediamo esattamente, la vediamo meglio. E qui siamo veramente qui avanti. Qui è un'escalation. Qui siamo voi veramente pensate, avanti, se questo diciamo. Paziente fosse stato preso all'inizio, ecco, qui non ci si arrivava. Ci sono anche casi che si autolimitano, per carità, non sto dicendo che ogni caso di acne lieve ha questa evoluzione. Però noi bisogna mettersi, noi dermatologi, nella posizione di evitarlo, perché è un fallimento terapeutico. È un fallimento terapeutico e anche, diciamo, è qualcosa che nei rapporti, come avevo detto all'inizio, interpersonali... Foriero di gravi complicanze. Ecco, perché non si va solo a intaccare il lato fisico, la pelle e tutto il resto. Naturalmente poi entriamo anche in un altro campo che è quello della psiche, perché il ragazzo, la ragazza o la persona ha come... paura di uscire, di farsi vedere. C'era uno studio molto ben fatto che comparava la qualità di vita di un cardiopatico con la qualità di vita di un paziente con l'acne e faceva vedere alla fine, sono molto sintetica, che il cardiopatico tutto sommato con degli escamotage, prendendo l'ascensore invece delle scale, evitando certe attività, ma il ragazzo che si affaccia ai primi rapporti interpersonali con questo corollario di situazioni è chiaro che è inficiato anche nel suo sviluppo, quindi è molto importante anche dal punto di vista di un genitore prendersene carico anche se l'acne è lieve. Spesso, devo dire la verità, al momento di visitare questi ragazzi è più il ragazzo stesso che manifesta il disagio, il genitore spesso un po' scettico, specie di avviare terapie abbastanza complesse per poco, ecco. Nelle persone adulte altrettanto esistono forme di acne tardiva, si dice, che coinvolgono spessissimo la donna, più spesso la donna. Sì, perché non la voglio interrompere, perché appunto mi è capitato di vedere signore che appunto dicevano mi stanno venendo questi brufoli, ma come, io da giovane, da bambina, da ragazza non li ho mai avuti, mi stanno venendo adesso. Ecco, queste sono sì, allora forme. L'acne della donna adulta ha due possibilità, o è un'acne che consegue a un'acne che è stata anche giovanile mai risolta, oppure, caso altrettanto frequente, un'acne che esplode già quando la persona ha 25 anni, 30 anni, quella è un'acne quindi giovanile, non si può, cioè, l'acne non è un'acne giovanile, è un'acne tardiva, e in quel caso è uno dei pochi assiomi della dermatologia, l'acne tardiva o è da stress o è ormonale, quindi la donna che si presenta a 35 anni con i noduli di acne va indagata dal punto di vista endocrinologico, alla ricerca di problemi piccoli o grandi correlati all'ovaio, quindi per esempio una sindrome dell'ovaio micropolicistico, quindi lì ci vuole una stretta collaborazione col ginecologo per capire, perché qui è uno dei tanti casi in cui la pelle è il teatro dove si manifesta un problema che però è internistico e sta da altre parti, quindi se io mi ostino
a curare, io dermatologo, mi ostino a curare una persona adulta come curerei un'acne giovanile, fallisco, perché bisogna capire perché non si cura con gli antibiotici una donna matura, perché non è un'acne batterica di quelle della ragazzina, ma ha ben altre implicazioni, quindi la paziente va indagata, ritorno al vestito su misura, certo, quello che va fatto. Ogni paziente, ogni tipo di acne ha bisogno. Esatto, c'è uno schemino relativo alle cause. Sì. Ecco, ecco, ringrazio. Vedo che ci sono questi tre cerchi. Ringrazio mio figlio Vittorio che ha fatto questo schema molto semplificato per far capire in maniera terra terra quali sono le cause dell'acne. Allora, vedete, il verde è il singolo paziente. In tutti i pazienti l'acne è la risultante di un'intersezione di fattori, non è un'acne solo genetica, solo ormonale, solo batterica, però a seconda delle varie forme di acne una componente è prevalente, per dire. Ecco, ci sono queste tre componenti, una batterica, poi ormonale e la predisposizione. Per esempio, la predisposizione ci può essere o no, in genere un po' c'è sempre, indagando il babbo, la mamma hanno avuto un'acne anche magari non grave, oppure i fratelli, già se il fratello è affetto ci vuole una certa attenzione su come evolve la persona. La componente batterica appunto è tipica delle acne giovanili, dove il Propionibacterium acnes, che è questo microrganismo appunto che produce sostanze infiammatorie che sono responsabili delle pustole, quindi lì gli antibiotici, l'uso degli antibiotici è giustificato. Esatto. Invece la componente ormonale, che sì, appunto, come dicevo, nell'adolescente, ma è temporanea. Invece quando c'è una disendocrinia fissa, cioè un ovaio policistico, cisti ovariche o un problema alle ghiandole surrenali, non passa mai. Diceva un famoso dermatologo di Firenze provocatoriamente: la cura dell'acne giovanile è la vecchiaia, ironizzando nel senso che aspettare in una donna di 30 anni che l'acne guarisca non guarisce più, quindi bisogna capire come mai si è manifestata e spesso diciamo sono motivi ormonali. L'acne purtroppo non passa da sé con gli anni se non interveniamo, non è che va via da sé. Bisogna riportare la problematica in mano dello specialista. Io continuo infatti a dire: bisogna rivolgersi a uno specialista, mai il fai da te, e peggio ancora andare a cercare su internet questi rimedi, diciamo, molto fantasiosi. Dottoressa, grazie ancora per essere venuta qui. Abbiamo tanti altri argomenti da trattare, perché le mail arrivano al nostro indirizzo salute@tvl.it, però questa sera non voglio rubarle ancora tempo. È un piacere, grazie. Io l'aspetto nuovamente e a tutti voi vi aspetto alla prossima puntata di Informa Salute, come sempre in collaborazione con il Poliambulatorio della Misericordia di Pistoia. Alla prossima.